belli belli svegliati, non puoi rischiare di confonderti, ma sono crisi immaginarie. Cari amici, simpatizzanti e aderenti al Movimento Culturale per il Sud, come ben sapete, il nostro paese vive in questo periodo la più grave crisi dal dopoguerra ad oggi. Una crisi che attanaglia tutti i settori produttivi. Una crisi creata da scelte politiche scellerate, da imprenditori e finanzieri d'assalto, nonché da furbetti del quartierino che, evadendo milioni di tasse al fisco, hanno portato sul lastrico i soliti noti. Questa crisi non ci appartiene e tutte le imposizioni che ne sono derivate non ci appartengono. Per questo noi diciamo no alla crisi delle banche, no alla crisi dei politici fannulloni, no ai privilegi delle caste. Il nostro movimento crede fermamente nelle possibilità di sviluppo economico solidale delle imprese e soprattutto nello sviluppo culturale di tutte quelle zone del sud che per troppo tempo sono state abbandonate dal governo centrale. Non siamo contrari alle riforme, ma siamo contrari al fatto che le riforme debbano colpire sempre e solo le fasce deboli, senza mai intaccare i privilegi ormai conclamati della casta politica, che, ogni qualvolta si parla di sacrifici, in modo ignobile e infantile, fa quadrato arroccandosi su posizioni feudatarie, oggi inconcepibili agli occhi del cittadino comune che fatica ad arrivare a fine mese. In questo momento diverse categorie stanno bloccando il paese. Ci sorprende però che alcuni settori politici tendono a strumentalizzare in queste ore la protesta in uno schieramento trasversale e sorprende ancora di più che forze politiche che propugnano la disgregazione dell'Italia oggi accolgano quasi con gioia l'inizio della protesta. La nostra politica è e sarà sempre l'antipolitica, perché le nostre attenzioni sono e saranno rivolte ai cittadini italiani che sono in questo momento impegnati a portare a casa il pane per i loro figli. Non vogliamo essere i soliti intellettuali, perché non lo siamo. Vogliamo essere parte attiva della vita sociale, culturale e imprenditoriale di questo paese, portando avanti le nostre idee senza paura di caste, di organizzazioni criminali, di lobby giornalistiche. Chi crede in noi faccia girare questo comunicato. Il Movimento Culturale per il Sud chiude in segno di rispetto e di solidarietà nei confronti dei veri eroi di questo paese, schiacciati da una crisi non voluta e non creata da noi. Sono loro i veri eroi, i lavoratori di ogni settore produttivo dell'Italia. Il Movimento Culturale per il Sud chiuderà quindi per un giorno. Giovedì 26 rimarrà chiusa sia la pagina Facebook sia il blog, in segno di protesta. Cordiali saluti, il Movimento Culturale per il Sud. Quelli belli svegliati, non puoi rischiare di confonderti, ma sono crisi immaginarie, ma cose che non vanno dette.